Cari genitori, care famiglie, buongiorno e buona Domenica delle Palme. Oggi la grande Domenica delle Palme ci porta nella Settimana Santa, i giorni santi, che poi culmineranno con la Domenica di Pasqua. In questa giornata noi ricordiamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gerusalemme è la città dove Gesù compirà la sua Pasqua, dove Gesù donerà la vita per noi, dove Gesù affronterà la morte. Ecco, però fiducioso nel Padre che dalla sua morte darà la vita. E allora questo diventa un motivo molto bello per noi che stiamo attraversando questo lungo Venerdì Santo, questo lungo tempo di prova. E stiamo assistendo anche a tante situazioni di tanti nostri fratelli, medici e malati che veramente stanno vivendo il loro Venerdì Santo. Anche noi viviamo le nostre difficoltà, le nostre amarezze, la nostalgia di non poter fare le funzioni come facevamo gli altri anni, ma tutto questo non deve vincere. Gesù ci invita ad andare a Gerusalemme con il volto duro, ad affrontare le cose difficili con coraggio, a non avere paura della sofferenza, della prova, perché il Signore da questi momenti difficili fa nascere cose belle. Allora dobbiamo sempre chiederci, ecco, chissà che cosa il Signore vuole ricavare da questa situazione così dolorosa e drammatica per tutto il mondo. Che cosa il Signore farà nascere nel nostro cuore, in mezzo a noi? Certamente, ecco, noi dobbiamo essere un cuore aperto, una città aperta che accoglie e lascia fare a Dio. Dobbiamo imparare anche noi a seguire Gesù. Ecco, cari famiglie, cari genitori, impariamo a seguire il Signore, a sentirci chiesa viva. Ecco, non ci preoccupiamo tanto se dobbiamo benedire o non benedire il ramo d'olivo, se l'acqua benedetta o non l'acqua benedetta, non importa. Quello che importa sono i segni che parlano al nostro cuore. Il segno dell'ulivo è il segno dell'accoglienza a Gesù, della festa a Gesù. Riconoscere che Gesù è il mio liberatore, che Gesù è il mio Signore, che Gesù è il Re umile, che non viene per spadroneggiare, per fare l'arrogante, il superbo. Lui non viene a distruggere, lui viene a dare la vita, lui viene a donarsi a me, nelle specie dell'Eucaristia, nelle specie del pane. Lui viene a donarsi, prendete e mangiare, questo è il mio corpo. Lui viene a dare la vita, e mise un altro grido e spirò. Lui viene perché, ecco, per le sue piaghe io possa essere guarito. Allora, ecco, celebriamo questo mistero con tanta fede, pur restando a casa. Ecco, impariamo veramente a riscoprire il valore della partecipazione con la famiglia, anche se per mezzo di un televisore, non importa. Seguiamo le celebrazioni del Papa e possiamo, ecco, veramente viverle con tanta fede, con tanta intensità. Dobbiamo però creare un clima adatto, dobbiamo spegnere i cellulari, i disturbi e altre cose secondarie che possono dare fastidio all'accoglimento, imparare a stare in un posto, darci un orario, seguire l'orario delle celebrazioni del Papa. Il Papa celebrerà alle 11 questa mattina la Domenica delle Palme, poi celebrerà, ecco, in questi giorni, Giovedì Santo alle 18, e poi ancora Venerdì Santo alle 18 e alle 21 invece ci sarà la Via Crucis, Sabato Santo alle 21. Seguiamo col Papa, ed è bello sentirci anche legati al Papa, perché il Papa rappresenta la Chiesa intera, il Papa rappresenta Gesù, insomma sentiamoci corpo di Cristo veramente. Ecco, una volta tanto facciamo esperienza di questa grande famiglia di famiglie che è la Chiesa. E allora troviamo il momento opportuno, cerchiamo di creare il massimo raccoglimento. Certamente ci saranno bambini che gireranno per la casa, bambini che non riusciamo a tenerli fermi. Pazienza, l'importante è che non squillino cellulari, che non ci siano altre televisioni in funzione. E dipende dalla nostra sensibilità, dal nostro raccoglimento, dalla nostra devozione. E magari se c'è qualche papà che vuole vedere qualche altra cosa, lo si esorta vivamente, sai, siete con noi, fermati con noi.
E se c'è qualcuno che non crede, pazienza, è pazienza, si rispettano tanti, si rispettano anche queste cose. Però l'importante è che noi non ci dimentichiamo che è la Pasqua del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore ed è un momento bello che dobbiamo vivere. Anche se abbiamo un malore nel nostro cuore, abbiamo una nostalgia, abbiamo un dolore, non fa niente. Mettiamo queste nostre tristezze nella croce di Gesù. Partecipiamo, diamoci il programma di questi giorni, che a Natale ora non dobbiamo fare niente, dobbiamo stare seduti lì per partecipare, per pregare. Ecco, mettiamo il nostro pensiero a tutto il mondo. Quindi questo facciamo esperienza di chiesa. Non preoccupiamoci troppo delle cose che dobbiamo avere, che dobbiamo fare, che facevamo. Non stiamo a rimuginare queste cose. Cerchiamo il momento presente e viviamolo intensamente, con tanta devozione, con tanta fede, con tanto amore, soprattutto amore verso Gesù. Vi invito, cari genitori, fate la comunione spirituale in questi giorni. Imparate a farla tutti i giorni. Imparare a desiderare Gesù. E come festeggiamo Gesù che entra a Gerusalemme, ecco, festeggiamo Gesù che entra nel nostro cuore. Tante volte facciamo la comunione, Gesù viene dentro di noi e noi manco ce ne accorgiamo, manco percepiamo la sua presenza. Non siamo contenti, non siamo gioiosi. Ecco, allora tutte queste opportunità che ci vengono date per riscoprire la dimensione interiore, spirituale della nostra fede. La fede non è fatta di tradizioni, la fede è fatta di vita, la fede è fatta di interiorità. Vieni Gesù nel mio cuore, vieni Gesù nella mia Gerusalemme, in questa mia città, sempre in subbuglio, sempre disordinata, sempre caotica. Vieni Gesù, vieni a donare la tua vita, attirami a te Gesù e guarisci.